Non un nuovo messale, ma una nuova edizione del messale in lingua italiana. Nonostante segnalati problemi di distribuzione libraria, dalla prima domenica di Avvento verrà introdotta nella celebrazione e accanto a numerosi miglioramenti nelle preghiere pronunciate dal solo sacerdote, in alcuni passaggi del rito eucaristico necessiterà di attenzione da parte di tutta la comunità liturgica. Li ricordiamo brevemente. Una delle forme possibili dell'atto penitenziale è la recita del confesso. Una delle forme possibili dell'atto penitenziale è la recita del confesso. Diremo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato. E più avanti: e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle. Con la nuova edizione sarà preferita l'antichissima versione liturgica greca comune a tutti i riti cristiani Kyrie eleison e Christe eleison, piuttosto che Signore pietà e Cristo pietà, che nella traduzione italiana perde l'antico sapore di acclamazione colma di fede al Signore e assume una tonalità come di lamento. Nel Gloria, l'inno dei giorni di festa, la traduzione più appropriata sarà «Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore». Quella infatti che con una traduzione che suonava molto simile al latino «bone voluntatis» non è la buona volontà degli uomini, ma la buona disposizione di Dio nei confronti dell'uomo. La vera pace, infatti, non è frutto di strategie dal basso, ma è il dono che riceviamo dal Dio che ci ama. Più nota la variazione nella traduzione del Padre Nostro, non abbandonarci alla tentazione, che anche in questo caso abbandona una traduzione che a orecchio suona molto simile al latino, ma non ne rende appieno il significato. Chiediamo di essere sempre sostenuti dalla grazia di Dio negli inevitabili momenti della prova. Vale la pena di ricordare che quello che cambia non è il rito della messa, ma la traduzione, che fa sempre riferimento al testo base in latino, approvato da Paolo VI e Giovanni Paolo II, composto di molte orazioni perfino più antiche rispetto al messale tridentino e che contiene anche, per varie messe durante l'anno, alcune preghiere nate originariamente in italiano e approvate dalla Santa Sede. Le variazioni a cui si accennava hanno attirato sul messale una forte attenzione anche al di fuori degli ambienti della Chiesa. Non diamo per scontato che un messale esista, e cioè che il rito eucaristico non è una creazione frutto di spontaneismo. I riti liturgici fin dai primi secoli si sono fissati su un testo condiviso, perché la liturgia è, come insegna il Concilio, l'esercizio del sacerdozio di Cristo. La nostra preghiera non è nostra, ma è un dare voce alla voce stessa di Cristo unito alla sua Chiesa. Gesù stesso ce lo ha insegnato, quando richiesto dai suoi discepoli di aiutarli a pregare, disse «Quando pregate, dite, mettendo sulle nostre labbra le sue parole».